Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sul Bullet Journal. Questa volta per il mese di marzo ho deciso di tenermi un po' più sul semplice perché è un mese un pochino frenetico per me e mi sono ritrovata a organizzare il Bullet Journal anche in ritardo. Come al solito creo la mia atmosfera accendendo una Yankee Candle che sono riuscita a terminare perché questi video durano pochissimo, ma in realtà io ci metto ore a fare questo lavoro e come potete vedere dalle immagini che vi mostro in questo momento, il tema del Bullet Journal di marzo è Pirate Core. Sì, continuo a ispirarmi alle estetiche di TikTok e quindi questa è tutta ispirata ai pirati, in particolar modo a Pirati dei Caraibi, che è il mio film sui pirati preferiti, e quindi diciamo che mi sono ispirata all'estetica di questo film, anche perché io stravedo sia per Jack Sparrow che Elizabeth Swann. Questo mese, quindi, per tenermi sul semplice, sulla pagina iniziale dove aveva scritto il mese ho semplicemente attaccato delle immagini. La prima soprattutto è una scritta dove c'è Pirates will be pirates e poi sotto ho attaccato praticamente, oltre che dei pezzi di libri vecchi, un'immagine di Jack Sparrow e una di Elizabeth Swann per tenermi nel tema, insomma mettere i miei personaggi preferiti, anche se sotto poi ho scritto mille volte diversamente marzo perché non riuscivo a trovare lo stile di calligrafia che preferivo, anche perché non l'ho copiata da nessuna parte, anzi me la sono gestita da sola, ecco. E quindi sì, si vede. Dall'altro lato semplicemente ho attaccato l'immagine di un mare tempestoso, un oceano tempestoso e sempre pezzi di libri vecchi. Quindi una cosa estremamente semplice che mi ha richiesto molto poco tempo e in stile collage. Io adoro fare questo tipo di cose, anche sulle mie foto di Instagram, insomma faccio un tipo di editing simile, mi rilassa moltissimo e diciamo che adesso che avevo meno tempo per creare un disegno sull'altra pagina mi sono accontentata, diciamo, di fare questo e sono molto soddisfatta perché in realtà mi piace molto il risultato. Per il resto qui ci sono io che cerco di organizzare il calendario mensile, che mi sono resa conto non sto usando molto perché con la pandemia che impegni ho, non ho nulla da fare, quindi sinceramente lo faccio più che altro perché mi rilasso sul momento di disegnare le caselle piuttosto che per altro, però alla fine è sempre uno spazio in più da decorare, quindi sì, ci sono io che faccio praticamente 31 quadrati, niente di particolare, poi li ripasso con la penna gel, però qui mi sono divertita poi con le decorazioni, vedrete da un pochino che avevo scaricato dei collage su alcune delle mie scene preferite del film e le ho ritagliate in modo che venissero delle piccole caselle che sembrano quasi frame della pellicola stessa e poi le ho attaccate di lato, non lo so, il risultato finale a me piace veramente tanto, anche se ve ne sto parlando prima che voi possiate vedere nulla, quindi sì, mi rendo conto che magari non è il caso, però ecco, straparlo, quindi vi beccate anche Sara che fa il voice over straparlando e sempre i soliti rumori di sottofondo del pappagallo che urla. A me dispiace se magari l'audio non risulta pieno rilassante per questo, però veramente non posso farci niente, questo pappagallo urla 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, quindi sì. Per il resto vi avevo fatto vedere anche dei pennarelli a punta doppia che avevo preso da Tiger, alla fine non li ho usati per niente, avevo intenzione di usarli in questa pagina e in particolare il colore grigio perché gli altri non è che si abbinano moltissimo al tema pirati, però poi alla fine non l'ho usato, magari lo utilizzerò nel corso del mese mentre compilo le cose, quindi poi ve lo farò vedere più in là o magari su Instagram o qualcosa del genere. Per il resto ho usato un sacco di washi tape di un set che avevo preso su AliExpress, nero e oro, che mi piacciono veramente tanto. Io non so perché compro sempre solo washi tape blu e azzurri, ma non si abbinano a tutti i temi, mentre il nero e l'oro lo fanno. Questo qui è d'effetto marmo e è spettacolare secondo me, infatti ne devo prendere assolutamente di più perché ce ne sono molti e molti versatili, sia a tema celestial che appunto con altri disegni, e secondo me sono fondamentali almeno per me come persona. E adesso vedrete prendere forma quello che dicevo sul fatto che ho attaccato le immagini, perché ve ne ho parlato così prima che voi poteste vederlo, però sono molto contenta del risultato. Alla fine questo è anche un esempio per farvi vedere che per compilare il bullet journal non bisogna essere particolarmente artistici. Molti di voi mi dicono sempre che avrebbero voglia di iniziare a fare un bullet journal ma che non se la sentono perché non riescono a disegnare bene.
Io in questo spread, in questo mese, non ho disegnato assolutamente nulla, quindi come potete vedere è fattibilissimo. Io ho trovato il mio stile e il mio stile è il collage. Tante persone disegnano, però non è necessario. Alla fine il bullet journal deve essere un modo per rilassarvi e per riuscire a organizzarvi. Quindi trovate il vostro stile e portatelo avanti, perché è veramente un qualcosa che tutti possono fare. Io veramente mi piace appiccicare cose, quindi questo è quello che faccio. E ovviamente per il resto del mese sto organizzando gli header sulle mie categorie, che sono ovviamente Reads, dove poi metterò le copertine dei libri e scriverò una breve recensione. Non vi ho mai fatto vedere come vengono compilati, magari vi posso mettere delle foto nelle prossime volte oppure su Instagram, perché secondo me vengono molto carini. Poi c'è la parte invece delle serie TV, la parte del haul, dove scrivo le cose che mi arrivano, anche per rendermi conto poi quali libri farvi vedere nei prossimi book haul. E infine c'è la parte invece mi pare delle idee. Quindi per quanto riguarda le serie TV, poi ho attaccato anche quelle che sono le locandine delle serie che sto guardando. Non sto guardando niente di che, sto sempre seguendo Nancy Drew e sono arrivata alla sesta stagione di Grey's Anatomy, quindi diciamo che sto andando dritta come un treno con Grey's Anatomy e lo sto adorando. Io adoro il personaggio di Christina Yang e mi sto appassionando sempre di più. Oltre a quello avevo inserito anche la locandina di Moxie, che è un film nuovo che è uscito su Netflix. Quando sto registrando appunto questa clip l'ho già visto e mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi non vedo l'ora di aggiornare il bullet journal e scriverci una piccola recensione di fianco. Comunque secondo me è molto carino così lo spread delle serie TV, mi piace avere la grafica di fianco e poi nell'altra pagina c'è semplicemente il mio grafico delle pagine che leggo ogni giorno. E sì, questo è tutto per quanto riguarda il bullet journal del mese di marzo. Questa è una piccola overview dove potete vedere anche gli adesivi che poi alla fine ho aggiunto. Ad esempio qui sul fondo c'è questo adesivo dorato col mezzo pentagramma che poi si ripete nella pagina dopo. Ho inserito insomma quelle che sono tutti gli adesivi che avevo e negli headers ci sono tutte immagini di Jack ed Elizabeth perché io li scippo. Qui c'è anche questo adesivo a luna, che sono tutti gli adesivi che ho preso su AliExpress. E potete vedere bene tutti i washi tape. E sì, il video finisce qui. Se siete arrivati a guardare fino a qui, commentate con le emoji della luna e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!